Ultimo impegno casalingo dell'anno solare e prima giornata del girone di ritorno per il Cupello, reduce dal pareggio esterno di Penne, è intenzionato ad allungare la striscia positiva per allontanarsi ulteriormente dalla zona a rischio. La società ha operato degli aggiustamenti in corsa approfittando della finestra di mercato che ha portato in casacca rosso-blu tre elementi che arricchiscono la rosa a disposizione di mister Carlucci e permettono al tecnico cupellese di sopperire ad alcune carenze di organico. Dopo l'esordio in terra vestina fanno il loro debutto davanti al pubblico amico il centrocampista Di Pietro e l'attaccante Perrella, mentre si accomoda in panchina l'ultimo arrivato, il classe 97 Antonio Incoronato, esterno d'attacco proveniente dall'Almas Roma, squadra di eccellenza laziale. Nessuno stravolgimento al contrario per i rossoverdi albensi che cercano il lasciapassare per rimpinguare la propria classifica d'alta quota. La gara abbastanza tirata non offre grossi spunti emozionali e per assistere al primo tiro pericoloso bisogna attendere il 25esimo, anche se la fiondata da limite di Giambe si spegne oltre il secondo palo e non impegna Micale, chiamato direttamente in causa da capitan Sacchetti, che cerca di graffiare di testa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Petrini dall'altra parte rischia nel finale di frazione sull'insidioso traversone dalla destra di De Cinque con Perrella che arriva in ritardo per effettuare l'eventuale tapine ravvicinato a ridosso della linea di porta. Alla ripresa delle ostilità i ragazzi di mister Carlucci tornano all'offensiva con il siluro dalla distanza di basso fuori misura, a cui risponde l'albense capocasa che spedisce di pochissimo oltre il secondo palo vanificando una buona ripartenza dei suoi compagni di squadra. Un minuto dopo si torna sul versante d'attacco rosso-blu con l'avanzato Felice che cerca di far male con un velenoso missile dalla distanza di pochissimo a sorvolare i legni della porta difesa da Petrini. Quest'ultimo viene impegnato poco dopo da Perrella che prova a colpire sul primo palo intercettando un tiro dalla bandierina di basso, ma l'estremo ospite si accartoccia a terra e annulla l'insidia. Dopo un lungo periodo di stallo la gara si infiamma poco oltre la mezz'ora e il 31esimo per l'esattezza, quando Giambe trova il pertugio ideale per ribadire nel sacco al culmine di un persistente batti e ribatti area rosso-blu che premia la squadra ospite con il Cupello che non riuscirà più a reagire adeguatamente, considerando anche il cartellino rosso rimediato da De Cinque per somma di ammonizioni. Con l'uomo in più l'Alba potrebbe chiudere la pratica con lo stesso Giambe che si fa spazio al limite ma calcia debolmente e non riesce a sorprendere Micale. L'errore risulta alla fine ininfluente visto che i tre punti prendono ugualmente la strada verso Alba Adriatica. Mister Carlucci ovviamente rammaricato per questa sconfitta prima delle festività natalizie. La classifica non è in discussione, però fa male perdere tre punti. Sì, indubbiamente, però oggi comunque l'avversario arrivava prima di noi sulle seconde palle, un avversario che comunque temevamo e se stava a 26 punti non era un caso. Sapevo che la partita era difficile con i due davanti che facevano a sportellate con la nostra difesa. Poi paradossalmente nel secondo tempo siamo saliti un po', abbiamo avuto qualche occasione, poi da una palla inattiva, come ci capita spesso, abbiamo preso il gol del vantaggio. Poi abbiamo provato in tutti i modi, però loro si sono difesi bene. Musagia Giambè è il match winner di questa gara vinta in trasferta dall'Alba Adriatica, una delle vostre trasferte più lunghe perché praticamente Alba Adriatica si trova a nord dell'Abruzzo e Cupello all'estremo sud. Una vittoria meritata secondo te? Sì, perché noi siamo stati bravi sull'atteggiamento, come ha detto il mister, dentro lo spogliatoio, da aggredire, di giocare con la squadra. Penso che siamo stati bravi noi a mettere la partita sui binari giusti.